Ciao a tutti, voglio fare un video trucco con questa palette perché mi era piaciuto tantissimo il video che avevo fatto l'altro giorno nei prodotti finiti e lo voglio condividere con voi. Era un trucco molto veloce e semplice, però mi è piaciuto il risultato finale. Sarebbe con questo marrone e con questo bianco. Più in là ci vorrei anche usare questi tre colori, solo che di usare i colori freddi ho molta paura. Allora, io l'altra volta feci questo trucco così. Ero partita direttamente con la transizione col colore scuro, però non sono andata troppo in alto, mi sono fermata qui sotto all'osso dell'occhio, perché se vado a salire più su, anche se a me piace, qui mi si forma una macchia, non lo so. Quindi cercherò di stare molto attenta e rimanere sotto, quindi lo stesso problema si va a ricreare anche quando voglio fare uno smokey. Se vado da questa linea a qui, qui c'è una pigmentazione, una macchia dove non c'è verso di cosa. Allora, ho scoperto che andando sotto non mi fa quell'effetto molto sgradevole, sia di linea storta, sia di palpebra ancora più cadente. Traccio questa linea così. Non vado a riempire tutto con il marrone scuro perché non voglio fare un trucco troppo cupo. Ok, vedete, sembra più dritto. Ho scoperto il sistema. Andiamo a fare la stessa cosa di qua. Sto molto attenta a rimanere sotto e non salire, perché a quest'occhio la macchia non c'è, però magari invece se il trucco lo faccio con una transizione, un colore molto chiaro, questo la macchia non si crea, è proprio questa macchia qui. Aiuto, aiuto, che cos'è un capello, raga? Sto molto 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 attenta di rimanere sotto. Amo molto questi colori marroni caldi. Ultimamente ho il terrore di usare i colori freddi perché mi cambia completamente i connotati. Ok, andiamo a sfumare. A questo punto vado con questo meraviglioso glitter e vado a prendere, ah, dimentico, vado sempre sotto, così vado a segnare. Se il pennello è pulito lo posso un po' sfumare, ma vabbè. Poi vado a creare il punto luce così, molto così, molto bello.
Io mi trovo molto bene con il glitter, se ha una grana un po' più grande, perché se è troppo sottile non mi segna. Andiamo a vedere com'è. È stupendo. Questa è sempre la palettina che mi ha regalato Nadia. Ci vado a fare un bel punto luce. La base, il rossetto l'avevo messo per dedicarmi con calma agli occhi e solamente agli occhi. E questo trucco così forte può anche non piacere, però mi è piaciuto tantissimo. Oh, guardate come colora. Come colora. C'ha dei riflessi anche su celeste. Adesso vado a rimettere un po' con il pennello sporco a risegnare il marrone. Qua. Ok. Vado a sfumare con un pennello pulito. Anche se qua la linea è un po' netta, lo preferisco perché perlomeno dà più un senso di ordine, penso. Sentono i cagnolini. Io voglio mettere direttamente il rimmel, qui non metto neanche il eyeliner, lo lascio così semplice. Penso di aver fatto tanta confusione e non vi ho fatto capire niente. Speriamo di essere stata chiara su quello che faccio, che tra l'altro non vedo, vedo e non vedo. C'ho lo specchio di qua che vedo di più, però nel telefonino non riesco a vedere nulla. Dopo aver fatto il video vado a controllare. Non avevo fatto più video trucchi. Perché sono video un po' pesanti da fare. Sono quelli un po' più faticosetti perché comunque devi stare attenta a come esce il trucco. Vabbè, sono video un po' più impegnativi. Io tirando le somme mi accontento di non mettere le ciglia finte, anche perché poi vanno a sbattere sugli occhiali e quindi no. Over 50 ci possiamo anche accontentare di un bel rimmel. Questo rimmel della Sienne lo sto usando da tantissimo tempo e mi ci trovo benissimo. Anche perché alla fine non è che un rimmel fa miracoli su delle ciglia corte, dritte, neanche quando ho usato il rimmel più costoso ho avuto miracoli. L'unico miracolo sarebbe fare un'extension ciglia e lì veramente non lo so, vedremo. Per l'estate non mi va perché poi io l'ho fatto 3 anni fa appena era uscito, e mi bruciava molto gli occhi quando sudavo, quindi per l'estate, per il mare, non so, magari più verso quest'inverno vedremo.
Comunque, ecco, diciamo che questo umile rimmel fa più del suo dovere. Adesso andiamo a mettere gli occhiali e vediamo se. Gli occhiali fa specchio. Diciamo, l'altro giorno, manca a farlo apposta, in 3 minuti il trucco è uscito meglio. Oggi lo vado a rifare, non esce al massimo. Ecco perché di solito videotrucchi non ne faccio tanto volentieri, però. Questa palette se lo meritava, sicuramente la prossima volta voglio provare questo viola, questo celeste. Anche solo questo è molto carino. Faremo la prova la prossima volta. Se avrò la forza di fare un video trucco, il coraggio, soprattutto più che forza, il coraggio. Poi dico sempre: no, vabbè, voglio fare chiacchiere con i miei amici, quindi voglio fare un video trucco e nel frattempo voglio parlare un po' di me, raccontare le cose e puntualmente quando vado a fare il video trucco dimentico tutto quello che devo dire, mi comincio a concentrare, mi comincia a venire il panico del trucco e non dico più niente. Vabbè, vedremo magari di farne qualcheduno di più e poter essere più intimi, parlare con voi ed aprirmi di più. Ciao.